nato nel 1948 e dunque il 12 dicembre del 1969 avevo 21 anni. Ero uno studente universitario in scienze politiche, appena iscrittomi all'università statale, dopo essere stato espulso da quella cattolica a seguito della mia partecipazione alla mobilitazione studentesca. Quel pomeriggio non ricordo dove mi trovassi quando la notizia della strage mi raggiunse, ma so che immediatamente mi recai verso i luoghi della strage. Ovviamente non riuscii a raggiungere Piazza Fontana perché uno schieramento comprensibilmente imponente di forze dell'ordine, polizia e carabinieri, teneva lontano, anzi molto lontano, quanti intendevano raggiungere il luogo della strage, cioè la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Da lì, quindi, insieme a molti altri, una sorta di flusso continuo, mi recai nell'università che, come sanno i milanesi, si trova a poca distanza da Piazza Fontana, anzi a poche decine di metri da Piazza Fontana. Iniziò così una assemblea che non ebbe praticamente fine perché occupò tutte le ore del tardo pomeriggio, della sera, si concluse a notte fonda e riprese la mattina dopo. C'è un ricordo particolarmente sgradevole di quell'assemblea e un ricordo che segnala anche come fosse teso all'epoca il dibattito all'interno del movimento e quanto fossero aspre le tensioni, le divisioni e le rotture tra forze politiche e quanto fosse acuto il settarismo. Ricordo cioè un intervento di un dirigente del movimento studentesco della statale che già allora si era in qualche modo compattato come movimento studentesco con le maiuscole, cioè MS, a significare una struttura organizzata, cioè all'interno della mobilitazione collettiva degli studenti si andavano formando le prime organizzazioni politico-partitiche, anche se minuscole magari per numero degli aderenti, e tra questi c'era anche il movimento studentesco con le iniziali maiuscole, quello, diciamo così, passato alla storia di quegli anni come il movimento studentesco di Mario Capanna. Un dirigente di questa organizzazione intervenne in assemblea e disse parole appunto per me estremamente sgradevoli, disse cioè che non si poteva escludere che fossero stati gli anarchici a compiere l'attentato perché sappiamo che tra loro ci sono queste tentazioni. L'assemblea reagì in maniera contraddittoria, ma certamente trovava un qualche consenso quella tesi. Racconto questo per dire come vi fosse un atteggiamento che non avrebbe aiutato la battaglia per la verità, né sulla strage di Piazza Fontana né sulla morte di Giuseppe Pinelli, perché appunto c'erano pregiudizi, ostilità preconcette, c'erano atteggiamenti settari molto sviluppati. Io all'epoca ero nella redazione
del settimanale Lotta Continua, un giornale che in quel dicembre probabilmente aveva 2 o 3 mesi di vita. Nel giornale era molto presente l'ispirazione politica di Adriano Sofri, che per un verso lavorava al giornale, scriveva molto sul giornale, per altro verso certamente ne orientava l'atteggiamento politico. E dal primo momento, quindi dal 13 dicembre, nelle riunioni, nelle conversazioni, nelle nostre comunicazioni interne, venne presa una decisione molto precisa, quella cioè di lavorare sotto il profilo giornalistico attraverso un'attività di controinformazione, puntando decisamente sul fatto che la pista anarchica che già quella sera veniva indicata dagli apparati di Stato, in particolare dalla Questura di Milano, come quella su cui lavorare per raggiungere i responsabili della strage, fosse una pista falsa, fosse cioè un'attività di depistaggio. Quindi noi che lavoravamo al giornale impostammo subito il nostro lavoro con un atteggiamento che poi avremmo chiamato di controinformazione, o forse già all'epoca si chiamava, è più giusto così, di controinformazione, cioè un'attività di critica della verità ufficiale, un'attività di contestazione delle tesi statuali, per andare oltre e dietro queste e dietro le menzogne, cercando di individuare la verità. Stiamo parlando quindi di quei giorni lì, 13 e 14 dicembre, e non sapevamo ovviamente ancora che tra i fermati di quel sera del 12 dicembre c'era Giuseppe Pinelli. Quindi il lavoro che facemmo fu un lavoro di indagine che il giornale mise in stampa in un paio di giorni. Poi accadde quello che sappiamo, cioè il 15 dicembre e la caduta mortale di Giuseppe Pinelli dal quarto piano della Questura di Milano in via Fatebene Fratelli. Anche qui il quadro che le cronaca offrivano, le conferenze stampa, quale innanzitutto quella tenuta dal Questore di Milano, dal capo della sezione politica della Questura stessa, quindi da Marcello Guida e Antonino Allegra, presente il commissario Luigi Calabresi e il tenente dei Carabinieri Lograno, quella conferenza stampa dove furono affermate circostanze francamente strabilianti e totalmente non plausibili, aumentarono le nostre diffidenze verso la verità ufficiale e i nostri sospetti verso quello che sembrava svilupparsi come una trama che avesse un solo bersaglio, ovvero la pista anarchica. Cominciamo quindi a indagare su tutte le circostanze, e ciò grazie al fatto che fu proprio in quel momento, cioè in quei giorni, a partire appunto dal 12 dicembre, che si verificò un fenomeno estremamente interessante
decisamente innovativo che ebbe effetti dirompenti. All'interno di molti giornali, dal Corriere della Sera all'Unità, dal Giorno all'Avanti fino all'Espresso, emerse l'attività di giornalisti che rifiutavano la verità di Stato. Quando io dico la verità di Stato, penso al fatto che la costruzione di una teoria che vedeva appunto la responsabilità degli anarchici e in particolare di Pietro Valpreda e la conferma di questa responsabilità nell'asserito suicidio di Giuseppe Pinelli non era un orientamento che circolasse sotterraneamente, ma era proprio una vera e propria messaggio che veniva trasmesso e che aveva negli organi di informazione principali il suo veicolo portante, la sua struttura di diffusione di massa. Penso al TG1, penso al Corriere della Sera, che prima ho citato per valorizzare il fatto che anche all'interno di quel quotidiano vi fossero giornalisti controcorrente, ma la cui funzione di strumento essenziale della verità di Stato è incontestabile. Io sto pensando appunto a un numero notevole di giornalisti di altissima qualità, di grande esperienza, che fecero inchieste importantissime. Penso a due donne eccezionali come Camilla Cederna e Silvana Mazzocchi, e penso a una lunga schiera di giornalisti di cui spero non dimenticare i nomi, che vanno da Guido Nozza a Guido Nozzoli, da Corrado Staiano a Marco Sassano, a Piero Scaramucci, ma erano tanti, mi viene in mente Marco Fini e Massimo Fini, sono tanti giornalisti che ciascuno nell'ambito del suo quotidiano o del suo settimanale, il caso dell'Espresso, portavano un piccolo contributo a contestare le menzogne ufficiali. Lotta Continua si alleò con questi giornalisti e si dedicò con impegno talvolta totalizzante, cioè dedicò completamente la sua attività giornalistica alle indagini e alle controindagini, all'informazione e alla controinformazione sulla strage di Stato e su la morte di Giuseppe Pinelli. E qui ci sono alcuni elementi che personalmente ricordo con particolare vivezza. Sull'innocenza di Giuseppe Pinelli, Lotta Continua non ebbe il minimo dubbio, perché davvero, davvero, davvero tutte le circostanze, tutti i dettagli, tutti i particolari andavano in questa direzione, ma c'è qualcosa di più. Bisogna ricordare che la moglie di Giuseppe, Licia Pinelli, aveva una sua attività privata di dattilografa e batteva a macchina i manoscritti, sia i saggi, gli articoli, le ricerche di un certo numero di assistenti dell'Università Cattolica, sia le tesi di laurea di un certo numero di studenti dell'Università Cattolica. Un ambiente che io avevo conosciuto molto bene, che continuava a frequentare anche dopo l'espulsione
dall'Università Cattolica. In particolare, un gruppo di assistenti molto intelligenti e molto colti, molto anticonformisti e, devo dire, per quei tempi molto coraggiosi. Persone che hanno avuto poi un ruolo nella vita civile del nostro paese e nello sviluppo di un pensiero in campo filosofico e sociologico. Penso a Bruno Manghi, Luigi Ruggiu, Salvatore Natoli, penso a Luisa Muraro e anche altri nomi che in quel periodo stavano intorno al gruppo dei cattolici del dissenso, che all'interno dell'Università Cattolica era molto robusto e che patì le sanzioni amministrative e disciplinari che alla Cattolica venivano inflitte a coloro che esprimevano un pensiero alternativo a quello delle gerarchie. Va ricordato che vi furono casi molto celebri di docenti dell'Università Cattolica che andarono incontro a tensione molto forte con gli organismi accademici. Il caso famoso è quello di Franco Cordero, ma non fu certo l'unico. In ogni caso c'era appunto una realtà di intellettuali, tutti in ruoli ancora non apicali dell'Accademia, si trattava di assistenti, di contrattisti, di assegnisti, cioè di persone laureate, ma non ancora titolari di cattedra, che però avevano un ruolo molto significativo, sia perché intrattenevano relazioni con il movimento studentesco dell'università, sia perché appunto costituivano un luogo di riflessione, di elaborazione culturale e teologica. Bene, tra questi c'erano molte persone legate a Licia Pinelli e quindi a Giuseppe Pinelli. La notizia della morte, quindi nella situazione che sappiamo e con quella corona di menzogne, alcune addirittura risibili, ma comunque tutte tese a denigrare quell'uomo, provocò una certa reazione e sollecitò quindi la ricerca di verità, la domanda di verità. Tuttavia il clima era un clima molto pesante in tutta la città, davvero davvero pesantissimo. C'erano stati i funerali delle vittime che avevano dimostrato con la forza di quella manifestazione silenziosa in Piazza Duomo come ci fosse una resistenza civile e democratica molto estesa, molto compatta, molto molto robusta, ma c'era anche grande smarrimento. C'era stata, dicevo, la grande manifestazione popolare dei funerali delle vittime in Piazza Duomo, una dimostrazione di intelligenza e di forza da parte della cittadinanza, ma c'era anche un clima di grande smarrimento e dunque l'idea di condurre una battaglia per l'innocenza di Giuseppe Pinelli e per arrivare ai responsabili della sua morte era ovviamente non certo
assai popolare, ecco, diciamo così, era una battaglia di minoranza, però una minoranza che si faceva sentire. Io mi trovai a scrivere su questo argomento per Lotta Continua, numerosi articoli, e spesso a collaborare con un giornalista milanese che ha avuto in quegli anni, in quelli successivi, un ruolo molto importante, cioè Piero Scaramucci. È importante questo nome perché con lui poi ebbi modo successivamente di contribuire a qualche pagina di un libro importante come La strage di Stato. Facciamo un passo indietro. Io fui tra coloro che parteciparono al funerale di Giuseppe Pinelli il 20 dicembre. A quel funerale non furono molti i presenti. Si tenne al cimitero Musocco e credo di poter dire che fu superiore al centinaio di persone la folla che si radunò intorno alla fossa. Quello che mi colpì fu tuttavia la presenza di alcune personalità che è considerata l'età, quindi persone molto più anziane di me, e l'autorevolezza intellettuale costituivano una eccezione estremamente significativa. Voglio dire che presenti, oltre a un numero significativo di anarchici e di bandiere anarchiche e di altre aderenti ai movimenti dell'epoca, c'era alcuni di quegli assistenti dell'Università Cattolica che prima ricordavo e poi alcuni intellettuali importanti. Ricordo appunto Vittorio Sereni, Franco Fortini, Marco Forti, Giovanni Raboni e Giorgio Cesarano, un nome spesso dimenticato quest'ultimo, che fu un intellettuale libertario, autore anche di un bel romanzo su quegli anni, molto irrequieto intellettualmente, che insieme a Giovanni Raboni cominciò a studiare, a trattare alcuni autori eterodossi e eretici della cultura di sinistra novecentesca. È vero che intorno a quella fossa mi capitò di sentire per la prima volta quella che poi sarebbe diventata la ballata del Pinelli. Io amo molto la canzone popolare, quindi ne sono appassionato in qualche dimensione anche cultore, quindi mi colpì particolarmente sentire un gruppo di anarchici intonare quei versi, in parte recitandoli, in parte cantandoli
sull'onda, sul motivo di una canzone popolare che conoscevo, che poi ha quel titolo Il feroce monarchico Bava, che ricorda la strage di cittadini fatta dal generale Bava Beccaris alla fine, nell'ultimo scorcio dell'Ottocento. Tra quegli anarchici credo che ci fosse un mio ex compagno dell'Università Cattolica, mi sembra Lazzarini, questo nome mi è rimasto impresso, credo di non ricordare male, e si trattava degli anarchici di Mantova, che appunto sono gli autori di quei primi versi che avevano appunto questo andamento di rappresentazione, quindi di documentazione in qualche modo, di controinformazione anche quei versi, nel senso che descrivevano la scena, possiamo dire la scena del crimine, possiamo dire l'atto finale, quindi gli ultimi minuti prima della morte di Giuseppe Pinelli, con una sorta di raffigurazione delle persone presenti in quella stanza, alle quali persone venivano anche attribuito delle frasi, proprio come voler allestire, mettere in scena, rappresentare appunto quell'atto che precede la caduta di Pinelli dal quarto piano, dalla finestra del quarto piano della questura. Per questo quella canzone mi colpì e colpì tutti i presenti, ma colpì poi il senso comune, la mentalità, la sensibilità del movimento, e divenne poi una canzone particolarmente rappresentativa di quegli anni. Dicevo che poi ci fu un ultimo atto, diciamo. Io continuavo a scrivere per Lotta Continua, ovviamente di una pluralità di argomenti che era motivata dal fatto che fosse una redazione piccolissima e quindi tutti dovevamo scrivere di tutto, che più di uno si interessava del capitolo 12 dicembre e 15 dicembre, ma io continuai a seguirla, quella vicenda. Così, quando a Milano arrivò un giornalista che dichiarava di aver raccolto materiale estremamente interessante che poteva avvicinare la verità sulla strage, qualcuno di Lotta Continua me lo fece incontrare. Conobbi così Marco Ligini, col quale ho avuto pochissimi rapporti, intanto perché io stavo a Milano e lui stava a Roma, e poi perché il nostro rapporto si limitò a quell'attività destinata a quel libro, e quel libro era appunto La strage di Stato. Marco Ligini aveva raccolto materiali, informazioni, rubriche telefoniche, nomi e cognomi, e insieme ad altri, l'avvocato De Giovanni e Pellegrini, sotto il nome di collettivo di controinformazione, mi pare, o qualcosa del genere,
stava scrivendo questo libro e veniva a Milano perché erano interessati al capitolo riguardante Giuseppe Pinelli. Io incontrai in un bar Marco Ligini e con noi c'era appunto Piero Scaramucci. Ci scambiamo delle informazioni, delle indicazioni di circostanze e nomi e poi mi fu chiesto di scrivere la parte del libro dedicata a Giuseppe Pinelli, cosa che io feci, se non ricordo male, con Piero Scaramucci, alternandoci nel compilare una specie di scheda che doveva costituire poi la parte più direttamente dedicata a Pinelli, credo alcune pagine. Tutti questi credo che utilizzo, tutti questi forse, per un motivo semplice, che io quel libro da allora, cioè da quando uscì, non ho avuto più occasione di rileggerlo e tantomeno di rileggere la parte scritta da me e da Piero Scaramucci. Noi spedimmo, forse dettammo al telefono il testo scritto, o lo spedimmo per lettera, e superfluo ricordare che non c'era in quel momento nemmeno il fax, e dunque la spedizione da città a città avveniva in genere attraverso la dettatura ad appositi addetti alle registrazioni, e tutto ciò però avvenne in tempi molto stretti, al punto che il libro La strage di Stato fu pubblicato dall'editore Samonà e Savelli con quell'effetto dirompente che ebbe nel giugno del 1970. Quindi a pochi mesi di distanza, 6 e mezzo dagli eventi, con una quindi rapidità che, considerata oggi, stupisce, ma che certamente ebbe un ruolo determinante nel accordare al libro quel grande successo popolare che ebbe e, ancor più, quella popolarità del suo titolo, quella strage di Stato, che appunto rimase poi nel discorso pubblico a partire proprio dalla pubblicazione del libro. Ora, il giudizio sul libro è un giudizio complesso che non si può esaurire con una battuta. C'erano molte cose vere e importanti, altre probabilmente false e poco significative, ma ciò che davvero quel libro diceva, la sua sostanza, la sua essenza, resta comunque di notevole significato. Cioè quel libro sosteneva appunto che nella strage del 12 dicembre c'era stato un ruolo, e un ruolo determinante, di settori degli apparati dello Stato italiano. Verità inconfutabile e confermata. Questi sono i frammenti dei miei ricordi e i momenti più vividi della mia memoria, ma c'è altro, c'è molto altro sul piano culturale e politico e su quello
emotivo e, se posso dire, sentimentale. Sul piano culturale e politico, mi è capitato, ed è capitato non solo a me, di utilizzare una formula con riferimento alla strage di Piazza Fontana, alla morte di Giuseppe Pinelli e a ciò che questi eventi hanno determinato in molti partecipanti ai movimenti collettivi di quegli anni. Abbiamo parlato di perdita dell'innocenza. Dico subito che è una frase ambigua, ma che tuttavia ha, a mio avviso, un forte significato. Perché perdita dell'innocenza? Perché la strage di Piazza Fontana, cioè il ricorso a quest'arma micidiale e devastante, e la morte di un uomo all'interno di una istituzione, di una struttura, di una sede dello Stato, come la questura della polizia, in particolare quella di Milano in via Fatebene Fratelli, rappresentarono effettivamente per molti di noi una sorta di disvelamento, la rivelazione, cioè che nel conflitto che avevamo ingaggiato con la vecchia società, con lo Stato, la contestazione che avevamo attivato, i movimenti sociali di cui facevamo parte, bene, in quel conflitto qualcuno, cioè qualcuno dentro le istituzioni dello Stato, dentro i suoi apparati, aveva fatto ricorso a un'arma non convenzionale, a un'arma devastante, come dicevo, a un'arma che non avevamo previsto nel protocollo che in qualche modo governava quelle nostre lotte e quel nostro scontro con l'avversario, con gli apparati dello Stato, con la polizia. Quelle manifestazioni di piazza, anche quella violenza che veniva talvolta esercitata, rimaneva all'interno di una sorta di codice che rispettavamo noi e rispettava in qualche modo anche l'avversario, cioè la polizia, i carabinieri, lo Stato attraverso i suoi uomini e i suoi apparati. Bene, a un certo punto in questo protocollo che non prevedeva la distruzione della persona, cioè non prevedeva l'uccisione dell'avversario in carne e ossa, cioè rispettava il limite rappresentato dalla vita umana, irrompe con questa forza distruttiva la bomba di Piazza Fontana e la morte di Pinelli. Ecco, per chi aveva 15, 16, 17, 18, 20, 25 anni, fu appunto la scoperta di questa terribile realtà. E questo portò coloro che scendevano in piazza mossi dalla volontà di cambiare il mondo, provocò in essi questa che abbiamo chiamato perdita dell'innocenza, cioè la rivelazione che il mondo era cattivo e che questa cattiveria veniva interpretata dagli apparati dello Stato senza limiti, senza rispettare quello che ho chiamato un protocollo nelle relazioni tra noi e l'avversario, un codice che rendeva anche lo scontro di piazza qualcosa di mediabile, di negoziabile. Ricordo che, così come Giuseppe Pinelli, anche noi esponenti delle organizzazioni della sinistra che si definiva rivoluzionaria, aveva dei rapporti con i funzionari della questura, i funzionari dei carabinieri, discutevamo dei percorsi di cortei, negoziavamo fino all'ultimo centimetro il punto di arrivo di quegli stessi cortei, si discuteva fino all'alba per trovare un punto di compromesso
fino a dove noi volevamo arrivare, fino a dove la polizia non ci consentiva di andare e di oltrepassare quel limite. Bene, dicevo, c'era questa sorta di codice, questo codice fu rotto violentemente e appunto scoprimmo la durezza, l'asprezza, la crudeltà che dal conflitto sociale poteva determinarsi. Ora, perché definivo ambigua questa formula perdita dell'innocenza? Perché è vero che una parte di noi quell'innocenza in qualche misura l'aveva già perduta, non eravamo così innocenti. In altre parole, non eravamo così ingenui, non eravamo così sprovveduti. E però in qualche misura eravamo anche colpevoli, ad esempio, di usare un vocabolario, di utilizzare un linguaggio terribilista, di far ricorso a parole rivoluzionarie e anche sanguinarie, di far ricorso a strumenti di lotta che, come le bottiglie Molotov, erano sicuramente pericolose. E tuttavia, precisato questo, precisato che non si era tutti innocenti, va detto che la strage di Piazza Fontana, la morte di Giuseppe Pinelli, la sentimmo, insisto su questo termine, sentimmo, perché è veramente una percezione soggettiva, l'avvertimmo emotivamente come dirompente, come appunto il fattore precipitante. La strage di Piazza Fontana determinò una frattura che richiese decenni perché venisse parzialmente ricomposta, non, come si dice, per un'intera generazione. Questo è un falso storico, non era un'intera generazione, erano segmenti di una generazione la cui influenza però si estendeva a vaste aree della società. Questa è la prima riflessione che aggiungo ai miei ricordi. Una seconda è relativa proprio alla vicenda di Giuseppe Pinelli. Anche in quel caso non era la prima volta, certo, che un cittadino trovava la morte all'interno di una struttura dello Stato. La storia italiana presenta nelle varie epoche vicende simili, però per noi che appunto avevamo 15, 18, 20, 25 anni, quel 1969, apprendere che un uomo poteva essere custodito dagli apparati, dagli uomini dello Stato, e che durante questa custodia poteva trovare la morte, fu un vero shock. Aggiungo che subito apprendemmo, e sulle pagine di Lotta Continua molto insistemmo su questo particolare, quel fermo era stato prolungato illegalmente. Giuseppe Pinelli si trovava in quella camera, in quella stanza di quella questura illegalmente, perché erano già trascorse le 48 ore consentite dalla legge per un fermo senza l'autorizzazione del magistrato. Quindi percepimmo subito questo fatto così ferocemente contraddittorio di rappresentanti dello Stato che violano la legge dello Stato e, a patirne le conseguenze, un inerme cittadino. Ma non solo, proprio questa idea di quell'uomo dentro quelle stanze, tra quegli uomini, comunque soggetto a interrogatori, intimidazioni, lusinghe, minacce, menzogne che ne volevano fiaccare la resistenza, per me fu un elemento decisivo che
in realtà non ho mai scordato e che credo abbia determinato in maniera significativa questa mia volontà all'interno della mia militanza politica di esercitare un controllo, una tutela, una forma di protezione, un sistema di garanzie per coloro che si trovano nelle mani degli apparati dello Stato. Mi sembra che questa condizione, trovarsi soggetti agli apparati dello Stato, induca uno stato di inermità, di resa, di spossessamento che richiede immediata protezione, tutela, aiuto, soccorso, assistenza. Ecco, credo che questi sentimenti e questa idea, che è proprio della scienza politica e della scienza giuridica, cioè che lo Stato deve rispondere di chi è nella sua custodia e che se non è in grado di garantirne l'incolumità, è come se lo Stato perdesse la sua legittimazione giuridica e morale, questa idea mi ha sempre indirizzato nella mia attività politica e mi ha portato appunto a seguire negli anni successivi molte vicende di persone che nella custodia dello Stato perdono non solo la libertà, ma troppo spesso la dignità e troppo spesso la vita.